easy go. Non restiamo qui. No, non fatemi del male. Sta attento, in ginocchio. Che cosa faremo? Dobbiamo riuscire a prendere quell'autobus. Sta vicino a me. Proveremo a passare senza farci notare. Ce la faremo, Alice, te lo prometto. Non uccidetemi! Non ho fatto niente! Sta zitto, ho detto! Sono ancora tanti? Guardali, sono come ratti! Più cerchi e più ne trovi. Spero di non passare la notte qui. Mi sta congelando le palle. Ci vorranno settimane per ripulire questo. Ci sono soldati dappertutto. Dobbiamo fare attenzione. Avanti, muoversi! Forza, dentro! Guarda laggiù, è Luther! Non possiamo aiutarlo, ci sono troppi soldati! Non possiamo abbandonarlo, lo uccideranno! Ok, andiamo. Ehi tu. È un errore. Sono un umano. Voglio tornare a casa. Mia moglie mi aspetta e dobbiamo... Dobbiamo controllare tutti i civili. No. No, vi prego. Cara, hai rischiato la tua vita per me. Dov'è Alice? Si sta nascondendo. Cara, ci hai salvato. Te ne siamo molto grati. Vai, non farti vedere. Alice. Luther! Pensavo fossi morto. Temevo che non ti avrei più rivisto. Volevo incontrarti al terminal, ma mi hanno preso sulla strada. Forza, ci siamo quasi, sbrighiamoci. Un posto di blocco. Abbiamo il passaporto, ma non si è mai troppo prudenti. Meglio cambiare strada ed evitare rischi. Non abbiamo tempo, perderemo l'autobus. Sì, ma sarebbe più sicuro.
umani armati non mi piacciono. Mi rendono nervoso. Mantieni la calma, ok, Luther? Non fare nulla se non lo dico io. Documenti, prego. Non sapete che c'è il coprifuoco? Nessun civile è ammesso se non per un'emergenza. Dove andate? Mia figlia ha dormito a casa di un'amica. Siamo andati a prenderla, ora torniamo a casa. Sospetta qualcosa. Stai calmo. Andrà tutto bene. Tutto ok, piccola. Sta tremando. Stai bene? Ha freddo. Dobbiamo riportarla a casa in fretta. Scusi, ma dobbiamo essere cauti. Ci sono devianti in giro, i nostri uomini sono nervosi. Via, tornate a casa. Grazie. Ehi, un momento. Lo so, cara. Ci ammazzeranno. Non fare niente, Luther, hai capito? Spareranno. Uccideranno Alice. Ti è caduta. Grazie. Non c'è di che. Il terminal. Siamo arrivati, è fatto. L'ultimo autobus per il confine è pieno. Sono passeggeri con biglietto. Tutte le tratte sono sospese fino al nuovo. Ordine. Senza biglietto non ci faranno salire. Siamo bloccati qui. Che cosa facciamo? Cara, controllano tutti. Non ci vorrà. Molto prima che ci scoprano. Dobbiamo andarcene via. La mia piccola. Tu? Hai rapito la mia bambina! Oh, Todd. Sicurezza! Da questa parte! Non farlo, Todd. Se ci consegni, moriremo. Quando tua moglie ti ha lasciato, si è presa vostra figlia. Non potevi stare senza. Così hai comprato un androide. Una bambina per sostituirla. Pensavi che l'avresti amata. Che ti avrebbe fatto dimenticare. Ma niente può sostituire un figlio. Volevo solo dimostrare a me stesso di essere un buon padre. Lei si sbagliava. Ma poi ho combinato ancora casini. Aveva ragione alla fine. Non le meritavo. Mi manca la mia piccola. Non sai quanto mi manca la mia bambina. Qualcosa non va, signore? No. Mi sono sbagliato. Scusa. Buona fortuna. Thank you.
Non si muova. Marcos. Grazie. Piaci molto a Oliver. Controllo sicurezza. Non si muova. È sua? Sì. È adorabile. Ok. Sandwich presi, chiamato tua madre. Grazie. Muoviamoci o perdiamo l'autobus. Hai i biglietti, sì? Sì, tesoro, in borsa. Bene, andiamo allora. Controllo sicurezza. Non si muova. Grazie. Scusa, non sai quanto mi dispiace, ero sicura. Merda, non ci credo. Cosa sarà successo? Non puoi averli persi. Hai guardato nella borsa? Li avevo nello zaino, la busta deve essermi caduta. Fanculo. Mi scusi, non è che ha visto una busta blu in giro? Dentro c'erano i nostri biglietti e... Oh, lasci stare. No, mi spiace. Che cosa faremo? Non possiamo restare qui. Dobbiamo portare al sicuro Oliver. Scusami, amore. Vieni. Non so cosa è successo. Li avevo qui nella... Non si muova. Biglietti, prego. Sì, eccoli. Ok, proceda. Che ne sarà di quella famiglia e del loro bambino? Moriranno per colpa nostra? No. Certo che no. Scusi, cosa succede? Dogana, tutti i passeggeri devono scendere. Circolare, forza! Da questa parte. Misurano la temperatura. Siamo in trappola. Che cosa faremo, cara? Non temere, Alice, andrà bene. Non riusciremo a passare. Lo sappiamo entrambi. Mi inventerò qualcosa. Deve esserci una soluzione. Non lasceremo che ci fermino. Siamo così vicini. Ora quello che conta siete tu e Alice. Posso salvarvi, cara? No. No, troveremo un altro modo.
E se non c'è altro modo, io lo farò. Jerry? Hai rischiato la vita per salvarci, cara. A posto, proceda. Se un giorno avrete bisogno, io ci sarò. Androide! No, no, fermi, no, aspettate! Mettete in ginocchio! Mi prego, no, no! Sono pacifici. Forse qualcuno scappa. Forse sono vivi dopo tutto. A posto, c'è. Il prossimo. Aspettate, torno subito. Dove credete di andare? Mia figlia deve andare in bagno. Abbiamo visto l'attacco a Jericho in TV. Ho avuto paura, temevo vi avessero ucciso. Grazie a Dio state bene. Mi avevi dato l'indirizzo di tuo fratello. Pensi che io possa? Ma certo. Ne sarebbe felice, anche noi andiamo lì. Sarete al sicuro. Cercano gli androidi. Non ce la faremo. Dovete farci. Sapete che fanno se vi prendono? Lasciate Detroit. Cercano gli androidi di casa in casa.
siamo scappati prima che qualcuno ci tradisse. E che ne è degli altri? Stanno passando il fiume proprio ora. Adam e io li raggiungeremo presto. Cos'è successo a Marcus? Sta protestando pacificamente fuori da uno dei campi. Qualsiasi cosa accada ora è già nei libri di storia. Non capivo perché mia madre volesse aiutarmi. Ma vedere ciò che fa Marcus mi ha fatto capire chi ha ragione. Siete vivi. Meritate di essere liberi. Spero che un giorno capiscano anche gli altri. Il prossimo. Documenti. Solo la libertà. Benvenuti in Canada.